adesso dobbiamo essere a posto, spero, almeno, dovrei essere, avrei fatto tutto per bene. Allora, mi hai detto che ero arrivato all'accensione, che non avevo finita, giusto? Quindi, comportamento impiego, motore, combustione, organi ausiliari, impianto elettrico, questo qua. Batteria, tenitore, questo, l'accensione. Il resto c'era? Lo facciamo? Il resto c'era? C'era tutto. Quindi, ok. Alessandro, Sì. gli argomenti precedenti li puoi trovare sul video di giovedì scorso. Sì. Parto da questo perché l'altro lo trovi sul vecchio video, ok? Sì, ma adesso che le prossime mattine le ho libere, me le passo a guardare i video scorsi che ho perso. Quindi dovrebbe esserci poi la continuazione, perché a un certo punto qua finisce perché è già tardi e perché non c'è nessuno, mi sembra, giovedì, c'ero solo io, giusto? Sì. E quindi a un certo punto erano 9 passate, ho detto, boh, sai che c'è, che vado a casa a mangiare. E quindi di conseguenza il video termina che manca l'accensione. Adesso riprendiamo e così siamo a posto. Allora, l'accensione va bene, attenzione, questo qui era sul motore della 500 quando io 20 anni che c'era 500, che c'era bobina, carota e tutto adesso. Adesso tutti questi dispositivi non c'è, c'è tutta una centralina elettronica che mi comanda tutto quanto, quindi è obsoleto questa parte. Io non so perché continuano a fare dei corsi e a fare delle domande su queste minchiate qua che non esistono più. Comunque, lo dobbiamo vedere perché poi nelle domande ci capita questo. Allora, rivediamo. Quindi l'accensione chiaramente serve a determinare l'inizio della combustione attraverso la produzione di una scintilla elettrica che è quella che darà la mia candela. I componenti principali sono la bobina, che è questo qui, che praticamente è un avvolgimento primario con un secondario dove è collegata una parte alla bobina e dall'altra parte al nostro spinterogeno. Spinterogeno distributore, che questo qui ruota, e qui c'è praticamente un contatto, questo gira sempre, man mano gira, dà contatto, perché va a dare contatto tramite le puntine platinate, va a dare contatto alla candela che serve a quel momento lì per l'accensione, ok? Poi le puntine platinate sono quelle che permettono appunto platinate perché sono di platino per garantire un contatto sempre nel migliore delle condizioni, anche con l'umido, che quindi entrambi ci sono sia qua sullo spinterogeno che qua, che è quello che determina poi l'accensione della candela, e le candele stesse, una per ogni cilindro. Ora, avevano fatto anche dei motori con addirittura due candele per cilindro per garantire un miglior, diciamo, scoppio della miscela, quindi scoprirà più tutto. Sì, comunque l'aveva fatta Alfa Romeo, mi sembra che aveva fatto dei cilindri con due candele. Poi Sì, c'erano anche. tra l'altro tutti i motori EMI, anche gli odierni della Dodge, sono Twin Spark. Adesso non so se è ancora in vigore quella scelta, non lo so. Se lo fanno ancora o meno. Comunque, nel motore a scoppio l'anticipo automatico anticipa la scintilla della candela quando il motore aumenta di G. Chiaramente, più il motore va veloce, più questo deve girare veloce, perché sennò però lì arriva in ritardo, il pistone sta già scendendo. Ok, l'accensione elettronica, grazie a Dio, vedete, non c'è tutto quel marchingegno che c'era prima, quindi ci sono qui una centralina che sarà lei che distribuisce in base alla velocità, in base alla pressione, in base alla temperatura, in base a tutto quello che è. Mi stai perdendo, Alessandro? No. No, ci sono, ci sono. Perché ho visto connessione debole, ma è importante. Se vedi che mi perdi, dimmelo, eh. Quindi, Sì, sotto. no, ti avviso. Ok, hai il vantaggio di produrre una scintilla più regolare, perché qui, mentre prima era in base anche qui, abbiamo visto l'accensione anche qui andava in montagna, chiaramente l'aria è più rarefatta, quindi magari non bruciava bene tutto e di conseguenza anche il motore girava più adagio, quindi non c'era una perfetta accensione nel punto morto superiore. In questo caso la regolazione è elettronica, quindi non ci sono problemi ed è molto più sicura. Andiamo sugli organi di scarico. Allora,
Cosa servono? Li scarico perché servono a scaricare, lo dicevo la stessa, i gas bruciati. Devono convogliare quindi gas di scarico all'esterno. Poi, soprattutto, abbassare la temperatura. Abbiamo detto che il nostro motore, se il motore diesel arriva anche sui 1000 gradi, il motore a benzina un po' di meno, quindi devono comunque abbassare la temperatura stessa del motore, ridurre la pressione e ridurre il rumore. Infatti si chiama anche silenziatore. Okay? Quindi è molteplice l'uso e l'utilizzo dei migliori di scarico. Ora, tutti i veicoli mai sono dotati di marmitta catalitica, perché? Perché è una marmitta che garantisce all'uscita una minore quantità di gas inquinanti. In teoria bisognerebbe poter mettersi il naso qui e respirare tranquillamente che non succede. Queste marmitte costano carissime perché? Perché ci sono catalizzatori, ci sono parte del platino, ci sono di tutto e di più qua dentro. Ci sono delle sonde che calcolano anche la temperatura dei gas che scaricano, quindi sensore della temperatura. Se io devo cambiare una marmitta catalitica, tranquillamente costa più di 1000 euro. Quindi anche qui abbiamo tutte delle sonde che valutano quello che è la miscela esatta, quanti parti di gas ci sono. Quindi anche in questo caso quello che... Non ho capito, Alessandro? No, non ho detto niente. Scusa, no. Quindi sono tutti dei sensori che valutano la temperatura stessa per garantirmi una minor, fuoriuscita di gas incombusti, ok? Benissimo, quindi poi il silenziatore fa parte degli organi di scarico, grazie al recipiente al labirinto, i gas bruciati si espandono, si raffreddano e la loro pressione diminuisce. Infatti dentro la marmitta hanno tutto un percorso con ci sono delle paratie, quindi i gas di scarico non è che vanno dritti come un tubo della stufa, ma avranno dei percorsi ben studiati per quanto riguarda appunto la riduzione del rumore e la riduzione della temperatura. E per quello che poi chiaramente sono isolante termico, acustico, uscita dei gas combusti, quindi sono realizzati in modo, studiati proprio in modo, e per quello che costano di ridurre tutto quello che è l'effetto inquinante, sia l'inquinamento acustico che l'inquinamento dovuto ai gas bruciati. Poi, tutti i motori a combustione interna, quindi benzina, gasolio, metano, gas, eccetera, devono avere la marmitta catalitica. Ormai sono di serie, per cui non sono più come una volta. Infatti, una volta, bene o male, rompevi la marmitta, te la potevi saldare te, che praticamente era un tubo. Non è... Sì, vabbè, c'era qualche paratia interna, c'era poi... nella parte finale un silenziatore che era un pochettino più grosso, ma non aveva, cioè i gas che uscivano dal correttore uscivano direttamente qua, è la stessa identica cosa. Quindi permette di eliminare o ridurre la nocività di gran parte del gas di scarico. Deve essere di tipo omologata per lo specifico veicolo. Quando hanno fatto comunque la marmitta catalitica, hanno cambiato anche il tipo di carburante, mentre prima c'erano... Voi siete giovani, non vi ricordate, c'era la benzina normale e la benzina super. La benzina normale era quella con meno ottani, numero di ottani più basso, esatto. E c'era, esatto, bravissimo, c'era il piombo. Quindi, dato che hanno scoperto che noi respiravamo piombo, perché quello che veniva bruciato era piombo, perché per garantire alla benzina di avere un buon potere detonante, veniva arricchita con il piombo. Quello che risparmiavano era piombo. Poi hanno scoperto che il piombo era cancerogeno, dopo che sono morte un mucchio di persone, fino agli anni 60, no, fino agli anni 90, 89-90 che ci sono i primi. Sì, mani. Perché quando ero bambino c'erano ancora le pompe rosse e senza piombo. Benissimo, esatto, proprio per quello. Esatto, proprio così. E quindi dagli anni 90, più o meno, hanno tolto la benzina. Adesso vedete che c'è solo più la benzina verde, la chiamano. Quindi c'è solo un tipo di benzina. È chiaro che, attenzione, la benzina in ogni caso deve essere, in ogni caso, diciamo, vitaminizzata, nel senso che la benzina da sola non ha un potere detonante come quella che effettivamente c'è nelle pompe. Quindi anche lì ci saranno degli altri additivi che vengono messi, senz'altro, per garantirmi un buon funzionamento. Non saranno cancerogeni, non lo so, comunque, vabbè, il piombo l'hanno eliminato. Di conseguenza, la marmitta stessa deve essere diversa di quella di una volta. Detto questo, se la marmitta si presenta danneggiata, anche in minima parte, deve essere sostituita. Ecco, qui era la marmitta di una volta, ovviamente un tubo, questa parte qui faceva da silenziatore, buonanotte. Infatti, le marmitte di una volta si bucano molto facilmente, soprattutto dovuto alla condensa. Al mattino
quando partivo facevo magari pochi chilometri, soprattutto d'inverno, la condensa, quindi l'acqua da temperatura del motore caldo alla marmitta fredda, si fermava qua e arrugginiva la marmitta e si bucavano. Infatti si cambiavano, o si cambiavano, si saldavano, perché si saldavano molto più spesso. Adesso, proprio perché sono dei materiali decisamente più robusti e quindi non è difficile cambiare una marmitta, a parte che costa, ma proprio per quello, ma cambiare una marmitta adesso, perché io non ho mai più sentito le marmitte che arrugginiscono. Quindi la marmitta dell'impianto di scarico, se deteriorata, deve essere sostituita subito perché causa rumore. Con altri di tipo provato, con quello del tipo di veicolo, quindi deve essere omologata della stessa, se non della stessa marca, di una marca, o comunque a volte quelle originali te le fanno pagare di più perché ci mettono il marchio, poi una ditta magari in Cina, che dico Cina per dire una ditta, non necessariamente, la fanno poi pagare originale in più perché ci mettono il marchio. L'importante è che sia omologata per il tipo di veicolo che stiamo utilizzando. Rivolgendosi a un'officina autorizzata, quindi l'officina autorizzata dovrebbe in teoria montarmi dei pezzi di ricambio originali. È proibito la manutenzione e modifica, quindi non posso farci dei buchi, metterci dei tromboncini o chissà cosa per fare più rumore. Sulle moto, ecco, attenzione, sulle moto posso cambiare la mia marmitta, metterne una, sempre omologata, attenzione, non è che posso mettere anche una marmitta a muzzo, deve essere omologata per quel tipo di veicolo, mi migliora decisamente quello che è la potenza della mia moto, poi ha un sound molto più bello. Infatti l'ho messo perché bisognerebbe mettere sempre il DB killer, perché non possiamo circolare se fa troppo rumore, però migliora per quanto riguarda, infatti sulle moto, sui ciclomotori vedete che la cambiano spesso, sull'auto è difficile, se non uno che fa competizioni che cambia la marmitta. Ok, per quanto riguarda il motore a benzina abbiamo finito e partiamo con i nostri motori diesel. Allora, il motore diesel caratteristica è semplice, il motore diesel, cioè non è che ci sia che stravolga tanto quello che è il motore a benzina, eh? Quindi il motore diesel si differenzia dal motore a benzina perché utilizza solo il gasolio, la combustione più lenta rispetto alla benzina. Nel motore a benzina abbiamo detto utilizza una miscela di aria e benzina, qui solo gasolio. L'accensione avviene per accensione spontanea del gasolio iniettato, quindi non c'è più la candela che dà la scintilla, ma la pressione che esercita il pistone quando sale, che quindi comprime talmente l'aria ad una temperatura superiore ai 1000 gradi, che l'accensione è spontanea. Infatti in questo caso nei motori a gasolio si parla di accensione, nei motori a benzina si parla di scoppio e scarico. Invece qui si parla di combustione, perché brucia, non scoppia. Quindi è alimentato solo per iniezione, quindi mentre i motori benzina, adesso anche i motori benzina sono tutti iniezione, prima invece c'era, praticamente abbiamo visto il carburatore, quindi non c'era iniezione elettronica. Adesso questo qui invece, sì, questo comunque ce li fanno continuare a studiare, esatto. Quindi il motore invece a gasolio ha sempre iniettori, proprio per garantire, adesso vedremo, la quantità del gasolio giusta, polverizzata bene e a una pressione maggiore, visto che la pressione del gasolio per entrare nella camera di combustione deve avere una pressione maggiore rispetto all'aria. Abbiamo detto che l'aria che viene compressa qua è notevole la pressione che viene esercitata dal pistone. Quindi se non c'è un iniettore che spinge il gasolio a una pressione maggiore, qua non entra niente. Quindi l'iniettore è quello che ha lo scopo proprio di aumentare la pressione del gasolio che mi arriva dal mio serbatoio ed entrare nella camera di combustione e fare in modo che la temperatura che incontra effettui la scintilla e si incendia. Quindi il numero massimo dei giri è inferiore, quindi gira rispetto al motore benzina più adagio, ha un rapporto di compressione più elevato proprio per quel motivo che ho detto, ha un rendimento migliore, non è autoregolante, pertanto utilizza l'autoregolatore del numero di giri, poi lo vedremo anche che cosa è l'autoregolatore del numero di giri. Vediamo se si vede. Ah, eccolo qua. Bon, le fasi sono le stesse, quindi pigliamo il primo cilindro, quello, no, il secondo, che non c'è la pompa qua che dà fastidio. Allora, partiamo dalla prima fase che è quella scarico, ok, aspirazione, aspiro solo aria pulita, comprimo solo aria pulita, arrivo al punto... Combustione, esatto. Quindi aspirazione, compressione, combustione e scarico tutti i gas neri bruciati, ok? E quasi le fasi sono sempre le stesse, ok?
sono quattro frasi, sempre drenate, quindi prima, terzo, secondo e quarto, per fare in modo che il mio motore giri il più possibile senza vibrazioni. Le valvole sono sempre due, in questo caso, questo è proprio semplice semplice, quindi sempre il mio albero cam, sempre il mio valvolo di espirazione e lo discarico. La differenza, non ci abbiamo una candela, ci abbiamo un iniettore, ok? Albero motore o albero comiti sempre uguale, pompa, sempre, questa è la pompa dell'acqua che manda l'acqua in circolo, sempre uguale. Mia centralina che comanda quello che sono gli iniettori. Detto questo... Anche nel motore diesel in realtà ci sono diversi tipi di iniezione, perché adesso in Italia non penso siano erano molto diffusi, ma in America i Detroit Diesel qualche anno fa, ma forse anche qualche decina, erano diesel due tempi, e successivamente i diesel aspirati lavoravano come l'aspirazione naturale del, del benzina. Adesso, adesso non entriamo nei particolari, che già così. Ecco, no, vabbè, era una curiosità in più. Per quanto riguarda anche qui, ci sono poi iniezioni diretta, diciamo, più diciamo, nel rimanere nei nostri argomenti, iniezione diretta o iniezione indiretta. E quindi l'iniezione sì. avviene o in una camera, soprattutto sui motori piccolini, in modo che c'è una camera di pre-riscaldamento del gasolio, soprattutto al motore spento dove ci sono le candelette. Il primo avviamento, quando viene iniettato il gasolio, il motore non è ancora arrivato a una temperatura che permetteva di comprimere, cioè l'aria comprimeva, però non subito una temperatura che permetteva di incendiare il gasolio. Quindi c'era l'iniezione che veniva in questa precamera, dove c'era la candeletta che una volta, se vi ricordate, nei motori diesel, faceva avviamento, dovevo aspettare che si spegnesse la candeletta per poter fare avviamento, perché mi scaldava l'aria presente in quella precamera. Adesso ormai anche il motore a benzina, cioè il motore a benzina sì, i motori delle auto sono tutti in iniezione diretta, quindi l'iniezione viene direttamente perché è decisamente migliorata quello che era la meccanica e quindi tutti i motori stessi. Ok, quindi vabbè, fasi del motore diesel sono le stesse, quindi con l'unica differenza che abbiamo combustione, quindi il gasolio viene iniettato ad alta pressione, trova l'aria surriscaldata e si autoincendia. Vabbè, comunque, oh, vediamo un attimo. Aspirazione, differenza dal tono che dobbiamo vedere, non sappiamo. Aspira solo aria, si dice che il motore diesel lavora in eccesso d'aria, mentre ricordiamoci il motore benzina, abbiamo detto che aspirava una miscela di aria e benzina, qui solo aria. Compressione, il pistone risale, comprime fortemente l'aria fino a surriscaldarla. Combustione, che è l'unica difetto, no? La differenza del motore a benzina, perché non esplode ma brucia. Il gasolio viene iniettato ad alta pressione, trova l'aria surriscaldata e si autoincendia. Il pistone viene spinto, anche in questo caso è l'unica fase attiva. Tutte le altre vanno per il trascinamento, per l'albero motore, chiaramente per quello che sono alternate. Perché c'è sempre solamente uno dei pistoni a quattro cilindri che ha la fase attiva, mentre gli altri tre lavorano per il trascinamento. Quando il motore aumenta di giri, l'iniezione del gasolio viene anticipata, giustamente. Perché se questo va più veloce, devo anticipare. Esatto. Poi lo scarico, il pistone risale e vengono espulsi i gas di scarico, quindi si apre la valvola di scarico, tutti i gas bruciati vengono mandati sullo scarico, che lo scarico sarà poi uguale a quello degli altri veicoli. Ok, come dicevamo, iniezione diretta o iniezione indiretta? Iniezione diretta, iniettore espulso direttamente nel cilindro, nella camera di combustione, no? Diciamo il termine corretto. Quindi, nell'iniezione diretta il gasolio viene iniettato direttamente all'interno del cilindro e nella camera di combustione. Nell'iniezione indiretta, ci spostiamo qua, il gasolio viene iniettato in una pre-camera di combustione a motore freddo, le candelette di preaccensione, che sono queste affari qua, a bassa tensione, 24 volte, servono ad incendiare il gasolio. Poi, anche qui, la precamera di turbolenza, oltre a riscaldare il gasolio, è fatta tipo una chiocciola. Serve ad aumentare la velocità poi del gasolio che entra poi nella camera di combustione in modo che abbia un movimento a vortice.
e che mi riempie completamente la camera di combustione, che quindi non viene solamente iniettato qua. Poi ci sono gli iniettori che hanno più fori, che quindi il gasolio quando viene iniettato su tutte le parti, non è un foro unico. Comunque, la precamera appunto di turbolenza, infatti si chiama di turbolenza anche qua, non solo di preriscaldamento, ma di turbolenza, proprio perché dà questo movimento di turbolenza al gasolio, in modo che quando entra qua espande, si espande su tutto lo spazio che c'è. Detto questo, ci spostiamo qua. Ci spostiamo qua perché sennò non si riesce a leggere. Ok. Le termocandele si spengono subito dopo l'avviamento del motore. Una volta che è partito, se è proprio solo il primo avviamento, in modo che si scalda bene quello che è il gasolio, l'aria stessa. L'iniezione diretta viene generalmente impiegata in motori di medio piccoli e più inquinanti e ha un rendimento leggermente inferiore rispetto all'iniezione diretta. Adesso non so, non penso che ci sia ancora dei motori a iniezione diretta, sono quasi tutte iniezioni dirette, anche delle auto. Non so adesso, non seguo bene questo, non so se Alessandro sei più al corrente di me e mi può dare... Ma a quanto... No, sostengo la tua tesi, anche perché di ultima generazione con la precamera non ce ne sono, cioè nel senso che penso che gli ultimi siano i JTD. Sì, esatto, quello penso anch'io. Ah, tra parentesi, avevo letto, ultimamente stavo parlando anche qui, che sia Mercedes che BMW stanno studiando delle benzine alternative alle benzine normali, perché non vogliono i motori a scoppio. Perché il motore elettrico, sì, è bello, 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 però ci sarà poi, quando avremo tutti i motori elettrici, mancherà l'energia elettrica, quindi siamo da capo. E quindi stanno... No, il motore... Ma sta arrivando... Dimmi. Sta arrivando anche l'idrogeno, Sì, sta arrivando, però è già più difficile da realizzare l'idrogeno, proprio come idrogeno, per fare sì. l'idrogeno. È anche più pericoloso. Comunque, senz'altro che anche l'idrogeno. Anzi, tra parentesi, chi è? Non mi ricordo più. Una casa giapponese, che sta, non grossi grossi, mi pare fino a 20 quintali, sta già facendo dei camion a idrogeno. Ne ha già realizzati una trentina. Proprio perché anche quello è importante e sarà anche quello parte del nostro futuro. Io magari sarò morto, non lo so, va bene. Allora, qui abbiamo quello che sono effettivamente le fasi dove vediamo che l'aspirazione in effetti avviene con, nel senso che la valvola di aspirazione si apre con 10 gradi di anticipo rispetto, quindi quando ancora il motore, adesso qui va veloce, non riusciamo a bloccarlo, comunque il motore sta ancora in fase di salita per buttare via il gas di scarico e inizia ad aprirsi la valvola di aspirazione. Adesso non so se si vede, dovrebbe andare un po' più piano. Ok. Comunque, perché proprio 10 gradi? Perché? Perché in questo caso qui, quando si apre la valvola di aspirazione ed è ancora aperta questa qua, l'aria fresca che entra mi pulisce completamente quello che è il cielo del mio cilindro. Quindi mi facilita l'espulsione del gas di scarico ed entra una quantità maggiore di aria pulita, ok? Come anche la fase di compressione, di aspirazione poi, finisce... Quando, non solamente quando il punto è già sul punto molto inferiore, ma se vedete, mentre sta ancora, adesso qui non si vede tanto, mentre sta ancora risalendo, in modo da riempire completamente quello che è la camera di combustione. Quindi non sono perfettamente, si apre quando è giù, si chiude quando è su, hanno un pochettino di anticipo e di ritardo l'apertura e la chiusura delle valvole. Detto questo, va bene, qui fa vedere bene quando avviene aspirazione, scarico tutti i gas bruciati per la valvola di scarico, aspirazione entra solamente aria, si chiude la valvola di aspirazione, si comprime, diventa incandescente. Ecco, poi ci sono, anche qui, per facilitare quello che è la combustione del gasolio, ci sono dei cilindri, dei pistoni che hanno il tetto concavo, in modo che il gasolio si raccolga bene qua. È proprio per quel motivo lì, per raccogliere bene, anche qui, a seconda di come hanno studiato, ci sono invece quei piatti, a seconda appunto di accumulare bene, che quindi si incendia bene il gasolio. Poi, urca. E qui invece quello in diretta, quindi
candeletta che si accendeva. Aspetta, che lo vediamo da capo. Peccato, ah sì, non riesco a fermarlo. Tac. Ok, quindi faccio l'avviamento. La mia candeletta si accende e quindi riscalda la precamera. Ok, qui è tutta bella calda, quindi entra l'aria, mi comprime la mia aria, arriva il gasolio, mi incendia, quindi si incendia qua e poi di conseguenza la pressione stessa, la turbolenza con cui esce, me lo fa espandere su tutto dentro il cilindro. Ok, poi il gas bruciato si apre la valvola di scarico e me li butta fuori. Ok, alimentazione. Oh, che abbiamo fatto? Andiamo benissimo, riusciamo a finire, forse, non lo so. L'impianto di alimentazione ha la funzione di gestire la carica di combustione, di combustibile necessaria alle esigenze della motricità del veicolo. Quindi è quella. Oh, qui abbiamo ancora la pompa in linea che usava mio nonno. Va bene. Comunque è bello studiare perché in effetti per vedere come funzionava la pompa del gasolio. Tutto meccanico, quindi non c'era nessuna centralina che comandava la quantità di gasolio e tutto. Era tutto comandato da questi pompanti qua, che adesso andremo a vedere bene il funzionamento. E quindi la mia pompa in linea è una scatola bella chiusa, ok? Dove comandata anch'essi da... c'erano... il funzionamento era un pochettino come il pistone che saliva e comprimeva, in questo caso, comprimeva il gasolio da mandare agli iniettori. Quindi la pompa a iniezione serve per comprimere il gasolio e mandarlo alla giusta quantità e alla giusta pressione, poi ai cilindri. Come era fatto? Vabbè, c'erano tanti elementi pompanti, quanti erano i cilindri, quindi il motore a quattro cilindri c'erano quattro elementi pompanti. Gli elementi pompanti, poi andiamo a vedere, avevano una scannellatura ricordare che a seconda di come si posizionavano sulle luci di immissione del gasolio, perché il gasolio, praticamente il filtro del gasolio, entrava attraverso una luce di entrata e usciva, quello che era in eccedenza non è che veniva sprecato, usciva dalla luce di uscita e ritornava nel serbatoio stesso. A seconda, poi lo vediamo, di come erano posizionate queste diciamo scannellature qua sul pistoncino, aumentava, diminuiva la quantità di gasolio che veniva poi pressata, quindi sì, mandata in pressione e poi agli iniettori. Andiamo a vederlo nei particolari. Quindi vabbè, l'impianto di alimentazione è composto dal serbatoio per forza. Una pompa di alimentazione invia gasolio a bassa pressione agli elementi pompanti, quindi in questo caso a bassa pressione arriva agli elementi pompanti. Gli elementi pompanti sono quelli poi che mi permettono di aumentare la pressione. Può essere a funzionamento elettrico e immersa nel serbatoio. Vabbè. Poi, questa qua è la pompa di alimentazione. Poi pompa di iniezione degli iniettori, filtro combustibile, chiaramente soprattutto perché il gasolio non è raffinato come la benzina, è facile trovare delle porcherie, quindi deve essere un filtro del gasolio, anche sulla benzina c'è il filtro. Che è questo che si sposta maggiormente, che è quello che dobbiamo cambiare con più frequenza rispetto al filtro della benzina. Quello della benzina, vabbè, cambio il filtro dell'aria. E il filtro dell'aria, quindi qui devo ricordarmi di cambiare i due di filtri. Esatto. Il filtro dell'aria... Ah, allora, sui veicoli, soprattutto quelli che fanno cava, il filtro dell'aria non è come a cartuccia di carta. Il filtro dell'aria è a bagno d'olio. Praticamente c'è una spugna qua. Sì, perché trattiene meglio le impurità. Mentre il filtro dell'aria si sporca molto di più. Immaginate un veicolo che viaggia nelle cava in mezzo alla terra e tutto. Quindi si sporcava. Invece qui, l'aria entra praticamente... viene mandata in un serbatoio proprio d'olio. E poi c'è una spugna che praticamente l'aria passa attraverso la spugna stessa e va verso l'uscita. Quindi tutta l'impurità, in questo caso, quando non avevo da cambiare il filtro dell'aria, non si cambiava. Pigliavo la mia spugna, la pulivo con la benzina, perché chiaramente si sporcava. E però il cambio non veniva fatto, era solo da pulire la mia spugna. E filtra, perché penso che i mezzi da cava viaggiano ancora con questo mezzo. Filtra molto di più, trattiene molto di più e chiaramente si sporca molto di meno. Detto questo, ci spostiamo e andiamo a vedere. Allora, la pompa di iniezione.
prende il movimento da un ingranaggio della distribuzione, quindi ingranaggio della distribuzione, quindi è collegato, adesso qui non si vede, l'albero della distribuzione avrà un proseguimento qui dentro la pompa, quindi sarà sempre un ingranaggio della distribuzione stessa che mi fa muovere questo albero a campo. E se mi ha i gasoli iniettori ad alta pressione, perché sennò, solito discorso che abbiamo detto, se non c'è un'alta pressione non riesce ad entrare. Fortemente polverizzato, al momento opportuno e nella giusta quantità. E qui vediamo, allora, iniziamo a vederlo piano piano. Inizia qua, va bene. Allora, dal serbatoio, quindi qua si vede, dal serbatoio, luci d'ingresso, luci di uscita e ritorno poi al serbatoio. Il mio albero a campo che comanda il mio elemento pompante con un movimento verticale. Ok? Poi l'elemento pompante ha anche un movimento rotatorio comandato da quest'asta granagliera che è collegata direttamente con l'acceleratore. Quando io premo l'acceleratore, quest'asta granagliera fa spostare gli elementi pompanti e dispongono la propria scanalatura, che adesso è ricordare, che fate ricordare, rispetto alla luce d'ingresso, quindi a seconda di come è disposta la scanalatura, poi mi sembra che ci sia un elemento pompante proprio che si vede bene, a seconda di come è disposta la scanalatura darà la portata massima, quindi la quantità di gasolio massimo che entra, o la portata minimo, o addirittura la portata nulla se la scanalatura è disposta chiusa. Poi questo, mentre sale, comprime, quindi si aprirà questa valvola qua, comprime il gasolio stesso e arriva poi agli iniettori. Vediamo un pochettino. Ok, adesso ecco qua abbiamo il pedale completamente sollevato, quindi le scanalature sono completamente chiuse. Quindi tanto gasolio entra, tanto gasolio esce, non viene mandato agli iniettori, se no in minima parte. Infatti vedete che gli iniettori non spruzzano niente. Inizio a aumentare, quindi si dispongono con la scanalatura verticale, ricordare, verso l'apertura, quindi una minima parte del gasolio entra, continua ad accelerare, la scanalatura, ricordare, si sposta sempre di più e quindi entra una parte maggiore di gasolio, perché poi qua è l'apertura massima, entra il massimo del gasolio. Esatto, adesso vediamo se... Eccolo qua, che qua si vede bene, poi torniamo indietro. Qua è proprio ben fatto. Ok, quindi... mi fermo un attimo. Elemento pompante con la sua bella scanalatura. Entra il gasolio. Qui praticamente la scanalatura non è a contatto con, diciamo, con la luce di uscita. Quindi tanto gasolio entra, questo chiaramente continua a pompare. Tanto gasolio esce. Perché? Perché non viene... Ok. E qui abbiamo, invece, abbiamo accelerato un pochettino. Si è girato, quindi inizia ad aprirsi quella che è la luce e quindi un po' di gasolio va dall'altra parte. Qui ancora di più. Vedete che la scanalatura è ancora maggiore, quindi una quantità di gasolio arriverà. Qua aperto al massimo, quindi tutto il gasolio che arriva non esce più, va direttamente tutto agli iniettori. Quindi a seconda di come si dispone la mia scanalatura, ricordare, verso la luce d'uscita, o ci sarà buona parte del gasolio che esce, o a seconda di come, tramite la stacca in maniera, agendo sul pedale dell'acceleratore, me la fa girare, aumenterà la quantità di gasolio, quindi aumenterà la velocità del motore stesso. Ok? È stato abbastanza esplicativo come schema, no, Alessandro, questo? Sì, a voglia. Perfetto. Io tornando indietro, così andiamo a vedere. Allora, questo l'abbiamo visto. Com'è fatta la nostra... questa parentesi è questa qua, eh? Poi, questa... no, dicevo la pompa. È questa qua. Ok. Esatto, vedi che è uguale. Allora, poi te la faccio quando sei qua, ce l'ho qua, te la faccio poi vedere. Allora, la pompa di iniezione in linea costituita dalla carcassa, la scatola esterna, ok? Coppa con olio, perché anche in questo caso la parte qua sono lubrificanti, tutti gli organi devono essere lubrificati, quindi ci deve essere anche qui una coppa dell'olio nella parte bassa per garantire la lubrificazione di tutti i movimenti. Gli elementi pompanti, che abbiamo detto uno per ogni cilindro,
Asta a cremagliera, che è quella che permette il movimento rotatorio degli elementi pompanti. Albero a cam, che è quello che permette il movimento verticale degli elementi pompanti. Conduttura di mandata e una di recupero, quindi una di mandata del gasolio e una di recupero per il gasolio che non viene utilizzato ritorna nel serbatoio. Anticipo automatico, che anche qui, in base, adesso lo vedremo, in base alla velocità che gira il mio motore, ci sono queste masse centrifughe, queste qui, che qua si incavano, poi lo vediamo meglio. Più il motore gira veloce, più questo gira veloce, perché è collegato direttamente all'albero del motore. Quindi queste masse centrifughe cosa fanno? Allargandosi, sono collegate con la mia asta a cremagliera, quindi mi variano, anticipano quello che è il movimento della cam. O quando il motore gira più piano si riducono e quindi si spostano, ok? Regolatore di giri per evitare poi che a un certo punto il motore arrivi fuori giri, quindi a un certo punto non deve aumentare il motore diesel, quindi si ferma, ok? E andiamo a vedere. Allora, l'elemento pompante qui l'abbiamo visto. Allora, valvola di ritenuta. Perché? Perché la valvola di ritenuta, quando finisce la pressione del gasolio, e quindi a un certo punto si blocca questo, perché ritorna poi nel condotto per essere spinto di nuovo via. Quindi c'è una valvola che si muove alla pressione stessa del pistoncino quando sale. Una volta che è finita la pressione, questa si chiude e il gasolio torna indietro. Poi, canale di annegamento. Dove scorre il gasolio stesso? Quindi foro di scarico, foro di entrata, foro di scarico. Asta cremagliera comandata dal mio pedale dell'acceleratore. Settore dentato, che è quello dove scorre praticamente il mio pistoncino nel momento di rotazione, è vincolato a questo settore dentato che si muove tramite l'asta cremagliera. Poi il pistoncino stesso, che è comandato dal Dura Cam, e la mola di richiamo che me l'ha fatto andare nella posizione di base una volta che questo finito, la cam è ritornata giù, se no mi rimarrebbe sempre su. Ok? Allora, l'elemento pompante prende il movimento, regola la camera della pompa, la pompa il gasolio, poi pompa il gasolio gli iniettori, l'elemento pompante quello che è proprio effettivamente quello che pompa il gasolio gli iniettori, chiaramente uno per ogni cilindro. Allora, il pistoncino ha due movimenti diversi, salita e discesa per la pompata e rotazione per la mandata del gasolio, che abbiamo visto qua. Queste sono le scanalature verticali, verticale quando è in mandata nulla, quindi quando siamo in questa situazione qua, che di fronte alla luce d'uscita praticamente c'ho la scanalatura verticale. E quindi tanto entra e tanto esce. Ok? Poi la scanalatura elicoidale, quindi si sposta praticamente, non ha subito l'uscita, perché finché questo non sale e non arriva, ok, finché questo non sale, la mia luce non arriva sopra, la parte qua me la chiude la luce di scarico, ok? Lo lasciamo girare un po'. E qui è portata massima, ormai non ci sono più delle aperture, quindi qua non esce più niente, è tutto chiuso, quindi tutto il gasolio che arriva qua arriva all'elemento pompante. Ok? Sì. Bene, allora, quindi verticale, poi scanalatura elicoidale, rotazione dovuta a quello che è l'asta cremagliera e salita e discesa dovuta al mio albero a cam sotto. Ok, e qui ci abbiamo, quindi l'anticipo automatico anticipa l'iniezione del gasolio, fine della fase di compressione, si favorisce la completa combustione fino all'inizio della fase di espansione, perché più il mio motore va veloce e più devo anticipare la mandata del gasolio, perché sennò se mantengo sempre la stessa rotazione degli elementi pompanti c'è il rischio che il mio pistone inizi a scendere e questo qui non ha ancora iniettato il gasolio, quindi devo chiaramente, aumentando la velocità di movimento del pistone, aumentare anche la velocità di iniezione. Me lo fa il mio elemento pompante e qui si vede bene. Allora, quando siamo, qui ci abbiamo, allora, giri del motore, qui ci abbiamo i due slide che è ben fatto questo, perché ci fa vedere a un certo punto da una parte, adesso non so quale dei due, i giri del motore aumenteranno. E cosa si nota? Che queste espansioni qua, vedete qui il mio albero a cam chiaramente continua a girare, aumentando la velocità, e si vede perché uno dei due aumenta il giro dei motori, queste qui tenderanno a spostarsi verso l'esterno. Spostandosi verso l'esterno, vedete che
queste espansioni qua sono collegate direttamente alla cam. Quindi faranno in modo che l'hybrid a cam anticipi, girando un pochettino di più, verso l'esterno stesso. Ok? E adesso vediamo, magari non mi sono spiegato bene, il movimento può far vedere bene. Quindi siamo a 1500-1500, è uguale. Quindi qua la mandata di gasolio sempre nello stesso momento e non cambia niente. Hanno aumentato, quindi vedete che qua si sono già espanse rispetto, questo qui è un po' di più rispetto a questo. Quindi questa qua, ok, qui non si vede tanto bene, ok. Questa qua vedete che è quasi sul bordo e la campi è già tutta in basso. Questa qua invece deve ancora finire, perché l'espansione questa qua non è completamente tutta aperta. Quindi ha sì fatto una rotazione, poi questa qui me l'ha fatta più completa perché i giri del motore sono maggiori, quindi la forza centrifuga me la fa aprire maggiormente rispetto a questa. Ok? Quindi in questo caso mi anticipa, infatti se vedete anche il gasolio qua viene spruzzato prima rispetto a questa parte qua. Di poco, ok? E questo più veloce. Ah, guardate anche... Ok. Questa qui è già nella fase massima. Questo qui invece sta iniziando. Quindi questo anticipo qua è quello che mi permette di anticipare la fuoriuscita del gasolio dall'iniettore stesso. Vedete che qui sono anche qui molto più aperte rispetto a questo. Guardate il pistoncino che c'è qua in mezzo. E poi qua sta scendendo, quindi queste si chiudono perché chiaramente hanno delle more che ritornano nella posizione di base. Ok, Alessandro? Sì, certo. Ah, che non ti sentivo più, ho detto, sarà svenuto. No, ogni tanto stacco il microfono perché mio figlio fa rumori molesti, evitare... Okay, se c'è qualcosa che non è chiaro, dimmelo che vediamo, ok? No, assolutamente, assolutamente. Trovo che sia ben fatto questo, che lo spiega bene come funziona l'anticipo. Molto, sì, rende benissimo l'idea. Okay. Qui si vede proprio che questo qui gira più veloce, si vede proprio il ritardo che c'è. Ok. Pensa che funzionava così bene il sistema nella pompa diesel che qualcuno l'ha montato sulle assi a cam in testa e l'ha chiamato variatore di fase. Ah beh, giusto, è vero. Ma è vero, è vero. La partenza è sempre da questo. Sì. Va bene, adesso, dall'altra parte della nostra scatola, della pompa di iniezione, c'è l'autoregolatore del numero di giri. Anche in questo caso ci sono delle masse centrifughe che aumentano, che con l'aumentare della velocità si allargano o si restringono. Però, allora, l'autoregolatore ha le seguenti funzioni. Impedire di superare il regime massimo di giri. Soprattutto adesso vedremo poi nello schema quando stiamo salendo o quando stiamo scendendo. Regola la marcia minima, non lascia quindi spegnere il motore e mantenere costante il numero di giri. Come fatto? C'è masse centrifughe, una mola del minimo più sottile e una mola del massimo più spessa. Poi il mozzo, chiaramente collegato in questo caso con le leve, collegato direttamente tramite questo forcella qua al pedale dell'acceleratore. E qua. Ok. Quindi qua, vabbè, adesso qua c'è tutto l'esploso, come mi fa vedere, con tutte le masse, le mole, non le mole, quelle più sottili, quelle più spesse. Ok, manicotti, pistoncino, ok. Quindi collegato il mio arbore dell'acceleratore, quindi qua stiamo salendo. Quindi io premo il mio acceleratore al massimo. Di conseguenza cosa succede? Queste qui tenderanno a spostarsi, chiaramente si sposta la sta cremagliera e queste si abbassano. Arrivo in discesa, per evitare che il motore si spenga, io sollevo il pedale dell'acceleratore, quindi questa sta cremagliera si sposta, e di conseguenza queste tenderanno ad aprirsi, perché le molle, quelle più spesse, spingono e fanno in modo che le mie masse centrifughe si allargano. Allargandosi diminuirà e quindi regolerà quello che è il movimento stesso, perché è collegato poi direttamente dall'altra parte della cam, il movimento stesso della cam per evitare i fuorigiri.
Ok, andiamo sull'iniettore. Beh, questo è sempre uguale. L'iniettore non penso che nel corso degli anni sia cambiato. Sempre uguale. O hanno fatto qualche modifica che tu sappia, no? Vabbè, ma è solo nei metodi di nebulizzazione del gasolio, ma il funzionamento è pressoché lo stesso. Come è fatto? Quindi l'iniettore inietta gasolio ad alta pressione, chiaramente, fortemente polverizzato, nella giusta quantità e al momento opportuno. Quindi il tubo di mandata, che è quello che arriva direttamente dalla pompa, viene iniettato, arriva qui dove c'è lo spruzzatore polverizzatore qua in fondo, che può essere a un foro, due fori, tre fori, quello che è. Quello che è invece proprio, vabbè, questo è un bossolo d'acciaio, chiaramente senza saldature, quindi questo qui deve essere perfetto. Poi la spina stessa, che è una punta fine, che è quello che mi va a chiudere lo spruzzatore, quindi il tubo di recupero, quindi cosa succede? Il gasolio a forte pressione entra dentro, solleva quello che è diciamo, l'asta punta conica e entra dentro la camera di combustione. Poi, quando cessa la pressione stessa del gasolio, la memoria tarata me lo spinge giù e me lo chiude. Se non me lo chiude bene, è perché c'è della sporcizia e quindi gocciola l'iniettore. Quindi quando gocciola l'iniettore, o perché anche a forza di lavorare questo qui si è sgabbrato un pochettino, quindi non mi chiude perfettamente. O la spina stessa anche qui si è consumata un pochettino, quindi non mi chiude bene. Quindi quando il gasolio, il iniettore gocciola, cosa succede? Che mi brucia il gasolio, quindi c'è fumo nero. Quindi sono da cambiare poi gli iniettori tutti quanti. Quindi si divide in iniettori tradizionali e elettroiniettori, o elettroiniettori ormai non si usano più. Forse una volta si usavano. Quando, allora, l'elettroiniettore era stato quando sia la Fiat tramite la Bosch che aveva fatto i primi motori a iniezione con Morey, invece la Volkswagen aveva iniziato a studiare gli elettroiniettori, che però non hanno avuto successo. Praticamente cosa c'era? C'erano ogni... Non so se lo farò vedere. Ok. Praticamente c'era o una pompa iniezione direttamente comandata elettronicamente ad ogni iniettore. Era molto più complesso, infatti non ha avuto successo, perché aveva studiato proprio Volkswagen questo tipo di iniettore. E poi era molto più complesso rispetto all'altro, che era un iniettore solo, quindi l'hanno abbandonato come tecnologia. Infatti non penso che si usino più, né, Alessandro, questo tipo di... No, anche perché costavano una fucilata cambiarli. Forse, non so, qualche Golf, le prime c'erano. Ma allora, i motori, sì, 1900 TDI... fino al 2004-5 comunque avevano questi iniettori qua ed erano erano facili. Poi era elettronica primordiale in quegli anni, quindi si rompevano spesso. E poi ripeto, ormai avevano ideato questo motore così, quindi l'hanno mandato in produzione così e non smettono di produrlo, ma sono andati avanti. Però in effetti, come dice Alessandro, costava l'ira di Dio cambiare questi iniettori. A voglia. Quindi, allora, siamo arrivati qua. Allora, l'iniettore composto da un involucro esterno chiamato bosso, un'asta punta conica, abbiamo polverizzatore, polverizza il gasolio, quindi il foro qua sotto, una mola tarata, che è quello che poi mi chiude la mia spina, il tubo di mandata di gasolio, il tubo di recupero di gasolio, che una volta che il gasolio che è rimasto qua viene recuperato, viene poi mandato direttamente al serbatoio. Il fumo nero lo scarico può dipendere dalla cattiva combustione, quindi maggiore inquinamento, gli iniettori che sono incrostati, come dicevo, iniettori sregolati, che quindi non mi chiudo bene la spina, o iniettori che gocciolano, che quindi si sono sgabrati qua e quindi c'è una manendata di gasolio che gocciola proprio. Vabbè, l'elettroiniettore controllato elettronicamente, molto più preciso. Sì, era più preciso, sì, ma il costo di sia di realizzazione come di ricambio è altissimo, è regolato da una centralina elettronica, quindi ripeto, praticamente c'era una pompa su ogni iniettore. Quindi è chiaro che a questo punto ogni cilindro poteva variare quella che effettivamente era mandata anticipata secondo il movimento dei cilindri stessi, quindi era senz'altro più preciso. Gli elettroiniettori effettuano una pre-iniezione e successivamente iniezione principale, e vabbè, adesso non entriamo nello specifico. Poi l'iniettore pompa è l'ultima generazione, controllato elettronicamente, aumenta la pressione di iniezione, rende inutile la presenza della pompa di iniezione. Infatti ormai ci sono solamente più questi dispositivi qui.
Poi, Comorei, oh, eccolo qua, quello anche questo è diventato una Bosca e ha portato la rivoluzione sul motore diesel, che ormai il motore diesel, grazie, e la Fiat che ha inventato il Comorei, poi ha venduto la Bosch, o viceversa, sì, no, era Fiat. No, no, Fiat, Fiat. Ha venduto il progetto e poi chiaramente a questo punto ha venduto tutte le auto, Volkswagen e tutti, poi hanno preso, però gli ingegneri della Fiat che hanno inventato, quindi questo è stato... Esatto. Allora, i Comorei. Comorei perché? Perché è proprio un condotto tipo un frauto. Rai appunto sta a indicare il frauto. Condotto comune è un sistema a comando elettronico che gestisce separatamente il processo di pressione di combustione dal tempo di iniezione. Quindi aumenta il rendimento del motore, riduce il rumore, eccessive emissioni nocive e i consumi. Infatti, i vecchi motori diesel, io mi ricordo quando ero piccolino, chi c'era? Che c'era la Mercedes, che c'erano dei motori che sembravano dei trattori, cioè sembravano dei camion praticamente, ed erano rumorosissimi al massimo, proprio perché funzionava un motore, è come il motore di un cambio montato su un'auto. Il sistema è a doppio circuito, un circuito di bassa pressione che invia il gasolio alla pompa radiale, che è questa qui che gestisce poi tutto quanto la mandata di gasolio, quindi elettronicamente. È un circuito di alta pressione, il gasolio per mezzo degli elettroiniettori iniettato nel cilindro ad altissima pressione. Quindi come lei è composto da una centralina, che è questa qui elettronica che mi gestisce tutto quanto. L'elettropompa, circuito a bassa pressione, questo qua che è quello che piglia direttamente il gasolio dal serbatoio e me lo manda alla pompa ad alta pressione. Poi un condotto, quindi pompa radiale ad alta pressione, circuito ad alta pressione, un condotto comune, questo famoso dove il gasolio praticamente è comune per tutti i nostri cilindri, e il tubo oppure detto punto frauto e gli elettroiniettori. Comunque li abbiamo confusi prima, perché sono gli iniettori pompa quelli che avevano problemi, che erano gli elettroiniettori, invece sono quelli di ultima generazione. Li abbiamo confusi. L'iniettore pompa, quello di prima, che era Volkswagen. Allora, nell'impianto comune il gasolio viene aspirato dall'elettropompa, pompa a bassa pressione, per mezzo della pompa radiale, pompa ad alta pressione, il gasolio viene inventato al mio frauto, okay? Che comunica con gli elettroiniettori. La centralina comanda gli elettroiniettori che iniettano il gasolio alla camera di scoppio. L'elevata pressione di iniezione riduce notevolmente i consumi e le emissioni nocive. Vediamo, no, non fa idea come funziona. Beh, comunque l'abbiamo capito, dai. A parte che qui non si riesce a vedere come funziona, perché cioè non si può vedere, non c'è qualcosa di fisico che si muove, si comprime o cosa. È comandato tutto da questa pompa. Quindi sistema multijet e rivoluzione del Comorei. Quindi controlla in modo molto più specifico l'iniezione, tenendo serie di microiniezioni fino a 8 per ogni processo di iniezione, una combustione più lenta e graduale, parità di gasolio bruciato, ottiene la riduzione di consumi, inquinamento atmosferico ed acustico. Tempo intercorrente da due iniezioni successive 150 microsecondi. Proprio una cosa velocissima, 150 microsecondi. Adesso purtroppo con questa storia del gasolio, anche se per me anche qui è tutta una questione politica, questo gasolio che inquina, non inquina e tutto, perché stanno cercando di spingere tutto l'elettrico adesso. E poi, ripeto, arriverà un punto che l'elettrico non avrà più corrente elettrica e boh, andremo a pedalare. Ok, pompa radiale, quindi la pompa radiale, pompa della pressione, compito di inviare il gasolio ad un'altissima pressione, 1300-1800 bar. Immagina che la pressione dei pneumatici sono 2 bar, quindi immagina quanta pressione c'è. Inviare il gasolio in modo uniforme e continuo. La pompa radiale è composta da una scatola metallica, un albero con camion, che è questo qui piccolino, e 3 elementi pompanti disposti a raggio, che sono questi elementi pompanti qua. Ok. Allora, qua così. La manutenzione specifica del motore diesel deve essere eseguita da un'officina specializzata da personale qualificato, anche perché mettere le mani su quella pompa lì, se non hai fatto dei corsi specifici, è un bel casino. Il conducente può invece vedere in propria pulizia sostituire il filtro dell'aria. E quello, attenzione,
Non è mica semplice su cambiare il filtro dell'aria dei motori odierni, perché sono completamente chiusi e sigillati. Cambia anche solo il filtro dell'aria è un casino rispetto a una volta. Una volta privi, c'erano i due gancetti che lo tirai via. Adesso devi smontare un momento in tutta la testata. Sostituzione dei liquidi dei motori, di raffreddamento e di lubrificazione. Va bene, anche qui non me lo posso fare sulla strada, devo avere un cortile, quindi chiaramente non è un'area privata, esatto. Il corretto, e poi il liquido anche qui, a parte che il liquido di raffreddamento che io l'abbia mai sostituito, cioè il circuito di raffreddamento, è perché o perché c'è una perdita, quindi devo svuotare il radiatore, devo cambiare, ma se no che si cambi il liquido antigelo, non ho mai sentito che si cambia. O sì. Ma poco sì. Adesso quando prendi, ma questo sulle macchine ibride elettriche, ti danno anche come manutenzione la sostituzione, adesso non mi ricordo quanti chilometri, del liquido di raffreddamento. Eh sì. E quando ne ho parlato con il nostro meccanico nell'officina dove facciamo gli autobus, effettivamente anche da noi periodicamente dopo 200-250 mila chilometri sostituiamo tutto il, perché pare che perda anche un po' di principio. Esatto, sì. Va bene, a parte che io non sono mai arrivato a 250 mila chilometri con un'auto, quindi anche se ci sono delle auto che ci arrivano, perché io ho visto tanta gente che ci aveva Revolvo, soprattutto gente che c'aveva Revolvo 200.000, 300.000 chilometri, delle cose bestiali. Sì, sì, sì. 215.000. Ah, quindi. Ah, e quindi non poteva più circolare. Sì, sì, poi è chiaro, uno cambia auto perché è stufo di avere sempre la stessa auto, allora, perché magari c'è da 10 anni, dice, minchia, basta. No, la seconda macchina, poi c'è andato molto il primo da circolare. A quel punto lì hai detto, la usiamo come rottamazione e ci abbiamo un po' di soldi. No, però io non no, assolutamente. Non faccio niente una seconda macchina che non sfrutto, quindi ho cambiato. E niente, quindi va sostituito anche il liquido di raffreddamento, quindi sui motori elettrici in quantità in un tempo minore, detto, poi scade di più, poi sì. Va bene, vabbè, l'olio in base a quello che è la casa costruttrice stabilisce 20.000-30.000 km, ricordiamoci che abbiamo anche il filtro dell'olio, perché anche il filtro va sostituito, Poi controllo visivo delle condizioni delle cinghie di trasmissione, generalmente pompa dell'aria con ventilatore, perché sennò rischiamo di buttare via il motore se si rompe la cinghia di trasmissione. Normalmente 70-80 mila chilometri, dai, per essere tranquilli. Poi, fumo nero dello scarico, indice di una cattiva combustione, può dipendere da eccesso di gasolio nella combustione, scarsità d'aria nella combustione, quindi non arriva una quantità d'aria sufficiente, oppure il mio iniettore che gocciola, filtro dell'aria intasato, oppure iniettore usurati, ecco qua, che non funziona correttamente, guasti o incrustati. Il fumo bianco, questo è pericoloso, non tanto, quello nero, vabbè, inquina, però non succede niente di grave. Quello bianco è brutto perché in quello bianco è perché c'è acqua che entra nei cilindri, o cioè olio nella camera di combustione. Quindi questo può essere più pericoloso. Sì. Benzina, più volato del gasolio, derivata del petrolio greggio, vabbè, sono tutti derivati del petrolio, rapporto stechiometrico, una parte di combustibile ogni 15 parti d'aria, che è quello che è la mia miscela aria benzina. In montagna cambia il rapporto stechiometrico, meno aria, tutti i motori rendono di meno, soprattutto il motore a scoppio. Vabbè, una volta che c'era il carburatore, adesso come dicevo, ormai non rendono più, perché ormai direttamente l'iniezione elettronica mi misura la quantità di aria e il calcolo stechiometrico me lo fanno direttamente loro. Una volta, se ti ricordi, c'erano proprio il carburatorista, adesso è scomparsa come figura. Che era Ma non è vero, ce ne sono ancora. Già, beh, per tutti quelli che hanno l'auto d'epoca c'è gente che ci sta mettendo mano. Pensa, io mi ricordo mio papà che c'era il GT dell'Alfa che era un doppio carburatore, doppio corpo, praticamente come se ogni cilindro avesse un carburatore. Quando si sfasava, mica, ma c'era uno sul cavalcavia di Corso Sommelier, che era uno dei, almeno in zona dove abitavamo noi a San Salvario, uno dei migliori. Ma non sto scherzando, ma ogni... Forse c'è ancora...
Non c'è più quel che faccio qua, almeno mi sono passato, non ho più visto. Ogni sei mesi bisognava carburare. Anche di più, ogni, dipende un pochettino, andare lì a regolarlo, perché pensa la difficoltà, cioè doppio carburatore, doppio corpo, quindi figurati. Era il cambio di stagione, al cambio di stagione andava fatta la carburazione. Ed è una bomba quella macchina, io mi ricordo che ma tranquillamente non arrivare ai 200, ma quasi, minchia, è uno spettacolo. Pensare che mio padre è tenuto fino che io ho fatto il militare, poi va a capire come mai, ma l'ho venduta perché ha trovato che gli frega dei miei soldi, perché era un gioiellino. Quando io sono stato militare mi sono incazzato come una iena, e mi ha detto, oh, la macchina è mia, ne faccio quello che voglio. Ma se no invece adesso, ma sai che una macchina così, ma tranquillamente sarà sui 20.000 euro, tenuta in ordine. Sì. Così. Sì, sì. Adesso mi sembra che Rafa stia di nuovo facendo tipo il GT, come una volta, eh? Lo stanno riproponendo, penso che il caso di... Dove uscire, almeno, l'ho visto sulle riviste che stanno studiando un tipo di vettura così. Va bene. Chiudiamo, perché sennò io sto qui a raccontare la storia della mia vita. Bio diesel, che qui non si usa, solo in Brasile si usa, qua miscela di gasolio minerario e vegetale, combustibile, colza, soia e girasole, non penso che si usa. In Brasile bruciano di tutto e di più. Il biodiesel contiene molecole di ossigeno, migliore combustione, migliore inquinamento. Sigla B10, solo 10% di olio vegetale, 90% di gasolio minerale, B20 olio vegetale, 80% di gasolio minerale. Penso che qua non si usi, almeno non so se è negli autobus. No, ad uso agricolo. Noi una volta abbiamo fatto la prova e abbiamo inchiodato l'iniettore di tre pullman, quindi siamo tornati al normale. Va bene, ci chiudiamo qua, che sono già le 9:15. Certo. Ok, domani è mercoledì, ci sei? Alla fine ci sono, perché ho cambiato il pullman. Ok. Alessandro, se ci sei, se no ci sentiamo sempre via Zoom. No, io ci sono virtualmente. Ok, domani. In caso dovrebbe essere rimasta registrata, se vorrete rivedere, avrete rivedere. Okay? Certo, ok. Grazie mille, buona grazie, serata. Una buona serata anche a te. Ciao, ciao. 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 Allora, prima cosa. Interrompo registrazione.